per questa delibera, iniziando dai giovani se stessi, consigliere Vino, prego. Sì, grazie Presidente. Ma un paio di puntualizzazioni le vorrei fare anch'io, però consentitemele, visto che sono stato tirato in causa da più consiglieri colleghi. Consigliere Feltrin, chi mi conosce, sa che 8 mesi fa, quando non ero seduto in quest'aula, avevo lo stesso metodo, lo stesso atteggiamento che ho quest'oggi qui, e lo ho sempre al di fuori, quando difendo qualcosa in cui credo. Quindi non devo raccattare voti, non sono candidato a sindaco come altre persone, quindi questo non è il mio obiettivo primario. Ripeto, chi mi conosce sa che il mio atteggiamento non è diverso da un anno fa, quando ne ero seduto in quest'aula. Detto questo, consigliere Tremolada, gliel'ho detto l'altra volta, si è anche risentito, mi sa che realmente non ci capiamo, perché l'affermazione qualche negozio è veramente offensivo. E la invito a riascoltare quello che lei ha detto, perché l'affermazione qualche negozio, in modo dispregiativo, come se sono 4 persone che si lamentano sempre, fanno esattamente la luce di tutta la città. E se lei si guarda attorno, quei 4 negozi stanno chiudendo tutti e la città si sta spegnendo, persino le vie più commerciali. Io non volevo ricadere solamente nel commercio di vicinato, però mi deve spiegare dove è tutto questo terziario, mi deve spiegare dove è tutto questo, queste imprese che pullulano a Sesto, di cui lei tanto parla sinceramente. Io ripeto, i complessi industriali nella città li conosco e i cartelli fuori da quei complessi sono veramente tanti del vendesi o affittasi. Dovremmo forse cambiare marcia. È vero quello che dice la consigliera Pennasi, che dovremmo andare verso una tariffa puntuale, ma è altrettanto vero che l'amministrazione deve mettere in campo tutte quelle azioni affinché le persone vengano ad investire nella nostra città. Qui in questo momento il vado a Sesto è il me ne vado da Sesto, perché si paga più Tari in questo caso. Detto questo, comunque il nostro voto è contrario.